Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del Trappolone. Oggi parleremo di come mixare la batteria in 5 minuti. Perché questo video? Perché fondamentalmente ho visto che tutti quanti la fanno veramente complicata e effettivamente è complicata se si vuole mixare una batteria in un certo modo, ma spesso per motivi di budget, per motivi di tempo, non sempre è possibile e soprattutto diciamo che il metodo che sto per illustrare ci fa capire subito se abbiamo fatto bene tutti gli step precedenti, perché spesso uno vuole tirare fuori un suono di batteria molto molto grosso, molto simile a qualche disco di riferimento che si ha, però poi magari diciamo che se questa batteria non è stata accordata bene, suonata bene, registrata bene, è difficile che si riesca ad avere un risultato decente. Secondo me molte persone spesso la fanno più complicata di quello che è, perché diciamo che noto parecchie persone che si mettono lì, aprono ogni singola traccia, la mettono in solo, cominciano a equalizzare 10.000 frequenze e poi quando vanno ad aprire tutto chiaramente la batteria suona peggio di quando era in flat, perché comunque l'hanno snaturata talmente tanto che poi dà quasi fastidio ascoltarla e magari suona di plastica, finta. Questo metodo invece porta a ragionare più sul fatto che la batteria alla fine sì, è ripresa da tanti microfoni, è ripresa da tante angolazioni e prospettive diverse, ma bisogna sempre ricordare che alla fine è uno strumento singolo, quindi quello che poi conta è come viene rappresentato il singolo strumento. Quindi vabbè, non perdiamo altro tempo, andiamo davanti a Pro Tools e vediamo un attimo questo metodo come funziona. Ok, allora per questo video ho deciso di prendere un pezzo che ancora devo chiudere. In realtà è una canzone del disco nuovo degli Skybirds, band che adoro e con cui lavoro da moltissimi anni. Questo è il terzo disco che facciamo assieme. Ovviamente quello che ho aperto non è il mix, diciamo, definitivo, ma è un mix provvisorio su cui ho tolto tutto quello che mettevo sulla batteria. Ci tengo a precisare chiaramente non ho usato questo metodo per mixare la batteria in questo brano, perché chiaramente avendo più tempo ho fatto delle cose un po' più particolari. Però qui diciamo ho visto che applicando questo metodo effettivamente funziona, non dico ugualmente al mix che ho fatto prima, ma quasi. Queste in rosso sono le tracce della batteria, tutto il resto l'ho lasciato più o meno come stava. Tutto quanto poi va su 4 sottogruppi stereo che poi vanno sul mix bus che mi sono creato, però vabbè, questo non ci interessa. Il primo passo di questo metodo è creare un bus stereo per la batteria, quindi un sottogruppo che raccoglie tutti i canali singoli della batteria. Quindi lo chiamo drums e lo mando appunto sul mix bus e a questo sottogruppo assegno tutti i singoli canali di batteria che ho registrato. Perfetto. Fatto questo, quello che io tendo a fare, piuttosto che mettermi a sentire ogni microfono singolo, ogni traccia singola, comincio a aprire tutto così com'è, in modo da avere una rappresentazione più fedele possibile della batteria che ho registrato. Quindi diciamo vado a memoria e mi ricordo come aveva suonato il batterista, mi ricordo come la percepivo nella sala di ripresa e vado ad aprire i fader per ricreare un po' quella sensazione. Quindi Parto sempre dagli overhead e dalla room, che comunque diciamo appunto sono i microfoni che ritraggono al meglio la totalità dello strumento, e poi una volta aperti quelli vado ad aprire piano piano i microfoni vicini in modo da compensare quello che mi manca. Quindi parto dagli overhead. Vediamo che già come suonano gli overhead assieme alla room, cioè abbiamo già un senso di realtà molto evidente. E adesso comincio a aprire i microfoni vicini, quindi cassa, rullo, timpano e tom, e in maniera da compensare quello che mi manca.
ho aperto tutto in flat, non c'è niente sulla batteria e comunque già è molto fedele, molto completa. Quindi questo, diciamo, conferma quello che ho detto all'inizio del video, che se avete perso tempo a registrarla bene e accordarla bene e soprattutto a far suonare bene il batterista, vedete che non c'è bisogno di tutta quella roba per farla suonare decentemente. Diciamo che arrivati a questo punto abbiamo una batteria che così com'è ci suona abbastanza bene, ma chiaramente se la mettiamo nel mix farà fatica a uscire. Quindi diciamo lo step successivo è capire quanto questa batteria va ritoccata per sentirsi bene nel mix. Io adesso vi rimetto tutto quello che sta nel mix per farvi sentire come starebbe adesso. Insomma, vediamo che nonostante suona abbastanza bene, nel mix è un po' debole, c'è bisogno di intervenire un po' poi sul mix di batteria. E qua, diciamo, inizio a applicare il secondo step del metodo, ovvero va bene aprire un equalizzatore su ogni canale di batteria, ma piuttosto che mettersi là a tagliare e boostare 1000 frequenze, io per ogni EQ che apro taglio solo una frequenza e non troppo soprattutto, quindi arrivo massimo a 3, massimo 6 dB per frequenza. Quindi parto dalla cassa e apro un equalizzatore. Per questo tutorial voglio utilizzare tutti i plugin base, perché comunque voglio anche dimostrarvi che per mixare una batteria decentemente non servono chissà quali plugin, ma vanno bene anche quelli stock che avete nel programma che utilizzate. Quindi appunto apro l'equalizzatore di Pro Tools. E mi vado a cercare una frequenza che mi dà fastidio, una sola frequenza. Quindi quello che ho fatto sulla cassa è tagliare un po' di risonanza sulle medio-basse e basta. L'ho tagliata di, facciamo 6 dB, proprio massimo 6 dB, proprio per avere un limite ben preciso. Quindi fondamentalmente sulla cassa ho tagliato una risonanza per renderla un po' meno scatolosa e fastidiosa. Adesso sul rullante vado a fare la stessa cosa, quindi un solo intervento di equalizzazione anche sul rullante. E vedete che anche sul rullante sono andato a tagliare una risonanza, stavolta intorno ai 400 Hz, per renderlo sempre meno scatoloso, fastidioso. Insomma, il classico taglio che si va a fare per avere un po' di risonanza in meno, un po' di confusione in meno, poi quando si vanno a mixare tutti i canali. Adesso farò lo stesso anche sugli over della stanza. Il tom e il timpano li lascio perdere perché comunque nella breve clip che vi sto facendo ascoltare c'è solo un fill dove si va sul tom e il timpano, quindi in questo caso abbiamo pochissimo contributo e quindi anche per motivi di tempo passo direttamente agli overhead della stanza. Adesso nel caso degli overhead e la stanza, quello che faccio è che non vado a tagliare una frequenza di risonanza come ho fatto per cassa e rullo, perché secondo me tagliare troppo intorno a quella frequenza sì dà più chiarezza al suono, ma allo stesso tempo ci va a togliere un po' il tono della stanza, quindi preferisco farlo solo sui microfoni vicini e magari, se possibile, vado più a tagliare basse in modo che mantengono il carattere della stanza, ma magari sulle basse creano meno confusione. Quindi sugli overhead sulla stanza andrò semplicemente ad applicare un filtro bassa alto.
Allora, sugli overhead il filtro l'ho applicato fino a 95 Hz, quindi solo per togliere eventuali conflitti che potrei avere sulla cassa, quindi per lasciare più spazio al microfono vicino alla cassa e nient'altro. E sulla room farò più o meno la stessa cosa. Sulla room ho tagliato ancora di più, per il semplice fatto che voglio che gli overhead sulle basse prevalgano rispetto alla room. Vi faccio sentire la differenza con e senza questi semplicissimi interventi di equalizzazione. Così è con. Allora, adesso vi alterno con e senza per farvi sentire la differenza mentre va avanti il giro della batteria. Quindi potete vedere già con questi semplicissimi interventi come la batteria ha guadagnato parecchio punch. Diciamo che c'è meno confusione e gli attacchi di cassa e rullo adesso sono un po' più nitidi. Comunque è una batteria che è già diventata molto più presentabile e tutto questo senza snaturarla affatto, cioè nel senso che il carattere che aveva in partenza ce l'ha ancora. Fatto questo, la cosa che faccio subito dopo è mettere anche un equalizzatore sul canale master della batteria, quindi il sottogruppo che abbiamo creato all'inizio. E anche qui stessa regola, un solo intervento. E quello che io in genere vado a fare in questo passo è enfatizzare leggermente le alte. Quindi vediamo che con un dB e mezzo già di boost sui 7 kHz la batteria si è schiarita parecchio e diciamo che abbiamo guadagnato un ulteriore livello di chiarezza senza andare a esagerare con gli interventi. Diciamo che qui, vabbè, io se non siete ancora soddisfatti, un secondo intervento su questo EQ potete anche farlo, magari scaricare un altro po' di medio-basse. Ma per me si può anche evitare, almeno col suono che ho adesso. Quello che vado a fare dopo è aprire una compressione generale sempre sul sottogruppo di batteria e anche qui ci sono molte scelte da fare, ma visto che in questo tutorial voglio proprio andare veloce, la cosa che voglio andare a fare è caricare proprio un limiter, quindi vado proprio violento e faccio in modo che questo limiter mi lavora pochissimo giusto per smussare i picchi e portare la batteria un po' più in faccia. Allora, diciamo che in questa fase è molto importante avere un giudizio di quello che si sta facendo, perché chiaramente se qua esageriamo andiamo a schiacciare troppo le transienti della batteria e quindi a renderla un po' troppo innaturale. Quindi andate un po' a orecchio a vedere quanto volete far lavorare il limiter, oppure magari se volete perderci un po' più di tempo andate a usare un compressore che potete dosare un po' meglio, quindi decidere l'attacco, il release, il ratio e tutti i parametri che volete. Però io adesso voglio usare proprio un limiter per fare la cosa più veloce possibile, quindi ho aperto il limiter stock di Pro Tools e quello che vado a fare è semplicemente settare la soglia a un livello che mi soddisfa.
andando un po' a orecchio, ho fatto in modo che il mio limiter non lavorasse, non attenuasse mai più di 3-4 dB, che non sono pochi per come la vedo io, però ripeto, questa scelta è un po' ai fini del video, però pure qua magari poi ognuno si troverà quello che preferisce, però fondamentalmente ho fatto scendere il ceiling del compressore a meno 12 in modo che quello diventa il picco massimo del volume di batteria, che poi è molto relativo perché in digitale insomma poi non è che cambi tanto dove lo mettete, tanto poi potete regolarlo col fader, però beh, diciamo l'ho messo a meno 12 per comodità perché ho visto che era un livello sufficiente per il volume che poi dovrà avere, così a intuito. E ho portato la soglia a meno 20, quindi diciamo che con questi settaggi il mio limiter ha lavorato massimo a 3,5 dB per essere precisi, e questo significa che fondamentalmente nelle parti in cui la batteria ha più dinamica, a picchi più alti, il nostro limiter andrà a tagliare intorno ai 3-4 dB. Adesso vi faccio sentire la batteria nel mix che nello stesso mix che avevamo all'inizio del video. Insomma, vedete che è già un'altra storia. Comunque, quei pochi interventi di EQ che abbiamo eseguito, aggiunti al limiter che comunque porta su molta più roba, rende tutto molto più semplice. Cioè, per quanto stia lavorando il limiter, possiamo dire che la batteria non è che stia così schiacciata. E magari se invece perdevate 3 ore a equalizzare tutto quanto in modi super complicati, ad aprire compressioni qua e là, a creare altri canali compressioni parallele, diciamo che se poi andate a paragonare questi due approcci, probabilmente nel 90% dei casi, se non l'avete fatto bene, vi suonerà molto più finta e plasticosa la batteria fatta coi metodi che possono sembrare più ortodossi. Quindi ho voluto fare questo video per farvi vedere come a volte la semplicità può essere la soluzione migliore. Adesso voglio di nuovo farvi vedere con e senza questi interventi come cambia il mix rispetto alla batteria. Fondamentalmente abbiamo fatto poco e niente, ma abbiamo ragionato bene, perché ancora una volta si dimostra che se uno ragiona bene fa un decimo della fatica per raggiungere un buon risultato. Questa cosa non è di sicuro l'approccio che vado a utilizzare per mixare un disco per il quale ho deciso di spendere molto tempo, non è l'approccio che vado a utilizzare se voglio un suono ricercato, ma è l'approccio che, se utilizzato perdendo solo 5 minuti, ci rendiamo subito conto se abbiamo fatto bene tutti gli step precedenti. Perché per esempio se io ho fretta di fare un premix, di mandare un premix magari al cantante che si vuole fare qualche prova di voce, e perdo 5 minuti e gli mando una batteria che già suona molto bene, e soprattutto dà anche a me l'idea di come questa batteria può essere migliorata, perché tanto per come la vedo io, se la batteria non suona già bene con questo metodo, sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa. Lo so, l'ho ripetuto 100 volte, ma voglio che il discorso sia chiaro. Però diciamo che il motivo per cui ho fatto questo video è dimostrare che non sempre servono delle competenze esagerate per far suonare bene una batteria. A volte basta semplicemente averla pensata bene prima di registrarla, soprattutto avere un'idea precisa di quello che si vuole, come sempre.
diciamo che vi ho detto tutto quello che volevo dirvi. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, se i video che sto facendo vi stanno interessando non dimenticate di fare subscribe. Direi che per oggi è tutto, love.